Ci sono avvenimenti del tutto inaspettati che quando si presentano nelle nostre vite le travolgono. E spesso, purtroppo, tornare a una vita normale risulta impossibile. Ma siamo sicuri di poter evitare che certe cose accadano? Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in Rubrica Notturna. Sigla! Siamo a Pechino, in Cina. È il 30 settembre del 2008 e sono le 5 del mattino quando un uomo di 61 anni di nome Shen Tiang si sta vestendo in camera, c'è sua moglie che dorme. Si avvicina per salutarla, lei si sveglia e così lui le ricorda che tornerà entro sera. Shen prende il suo zaino a questo punto e esce di casa per un'escursione che lo avrebbe impegnato per tutto il giorno. Shen quel giorno avrebbe dovuto prendere il treno, poi un autobus per raggiungere la montagna ed esplorare. Shen in questo momento è un insegnante di geografia in pensione, dunque ha tutto il tempo per dedicarsi alla sua passione. L'escursionismo, ovviamente. Camminare per delle ore tra la pace della montagna, percorrere diversi sentieri, attraversare ruscelli, insomma, quella è diventata la sua bella passione. Quel giorno l'uomo avrebbe dovuto percorrere uno dei sentieri preferiti, sì. Quello che si trova sul monte Miao Fieng, speriamo di non dire parolacce in cinese, una cima situata a 30 miglia a nord-ovest di dove vive appunto Shen, un luogo conosciuto per i suoi templi antichi e per i suoi fiori che colorano insomma tutto il paesaggio. Era capitato di passare la notte a Shen, accampato per ammirare anche la visuale di notte della città di Pechino da lontano, e quella escursione però aveva deciso che non si sarebbe fermato fuori per tutta la notte, perché il giorno dopo sarebbe stato il 90° compleanno della mamma e quindi sarebbe di certo voluto esserci. Nello zaino aveva messo del cibo, dell'acqua e anche il giornale di quel giorno, il Beijing Youth Daily. Va bene, non sarà di sicuro questa la pronuncia. Comunque, nello zaino Shen portava sempre anche il suo diario, dove per fortuna appuntava ogni cosa, quello che faceva durante la giornata. Amava così tanto la natura che voleva segnarsi ogni cosa vedesse, sì. Gli uccelli, le tipologie di piante, insomma, tutto quello che trovava sul suo cammino. Il giornale avrebbe avuto una doppia valenza. Una volta letto in viaggio durante il treno, sarebbe servito per lasciare fogli di carta attaccati ai rami degli alberi del sentiero che percorreva. Sentiero, ragazzi, scusate. Questo era un modo che l'insegnante usava per cercare di non perdersi, perché non sempre batteva sentieri conosciuti, ecco. Il bus sarebbe arrivato intorno alle 7 nel piccolo villaggio di Chenfeng, situato proprio alla base della montagna. Intorno alle 7:20, quando è ai piedi della montagna, chiamerà il cugino. Sarà una chiamata breve, fatta solo per accertarsi che il cugino sarebbe stato presente il giorno dopo per il compleanno della madre. Esatto. Dopo i saluti, la promessa di rivedersi, quindi riattaccherà e si inoltrerà nella foresta del monte Miao Feng. La moglie di Shen non si aspettava dunque che quel giorno avrebbe avuto notizie del marito, perché, come tutti sappiamo, in montagna non c'è sufficiente segnale per il cellulare. Esatto. Dunque, quando saranno le 22 di quella sera, il marito non era ancora tornato, ma lei non si preoccupa. In fin dei conti, Shen aveva detto che avrebbe fatto ritorno entro la mezzanotte, quindi siamo ancora dentro gli accordi. Soprattutto perché quando diceva qualcosa, quello era. Sì. Era un uomo di parole, insomma. Sarebbe arrivato entro la mezzanotte, così la donna andrà a letto, convinta che al suo rientro il marito l'avrebbe svegliata per avvisarla del suo ritorno, le avrebbe augurato la buonanotte come faceva di solito. Così però non sarà. Tanto che alla mattina la donna si sveglia e si rende conto che il marito non ha fatto ritorno. Preoccupata a quel punto, contatterà la famiglia dell'uomo per sapere se loro almeno avessero notizie. Ma ovviamente, come tanto immaginiamo, nessuno di loro ha avuto notizie dell'uomo. Ecco allora che a questo punto la donna si reca, per fortuna, alla stazione di polizia della città per denunciare la scomparsa del marito. Fin da subito partono dunque le ricerche.
Il monte non ha una superficie molto estesa, eppure ha un territorio impervio, dunque. Che ci sono sentieri, strapiombi, improvvisi. Ecco perché la preoccupazione fin da subito è tanta. Cioè, magari Shane è caduto, si è fatto male, magari è sofferente, morente da qualche parte. Si cercherà appunto di contattare la compagnia telefonica di Shane per vedere se si riuscisse a rintracciare attraverso il ping la posizione dell'uomo. Tuttavia questo è possibile solo se il cellulare che si deve rintracciare è acceso. E ovviamente quello di Shane non lo è. L'unico modo dunque per farlo è che il cellulare fosse riacceso. E se Shane aveva avuto un incidente ed era cosciente, prima o poi magari lo avrebbe fatto. Però se non era cosciente magari anche no. Tuttavia sarà possibile a un certo punto risalire a tutta la cronologia del cellulare dell'uomo. Shane aveva lasciato il cellulare acceso il giorno della sua partenza fino alle 16, poi a quell'ora poi aveva ricevuto la chiamata, e quando questa era avvenuta l'uomo non si trovava dove sarebbe dovuto essere. Sì, perché non era vicino alla vetta, ma ancora in valle. Quando la polizia a questo punto contatterà il numero di telefono che aveva chiamato Shane, si scoprirà che questi era un amico al quale lo stesso Shane aveva fatto sapere che stava tornando indietro per far ritorno a casa. Insomma, il racconto era compatibile con quanto l'uomo aveva detto alla donna. Ma allora Shane non si era perso. E se non era rimasto bloccato in qualche punto della montagna, che cosa gli ha impedito di tornare a casa? Forse aveva preso una strada diversa per tornare indietro, o forse si era perso. La famiglia informerà a questo punto le autorità dell'abitudine dell'escursionista di fare cosa? Shane praticamente legava dei fogli di giornali sugli alberi come mezzo di riferimento per poter poi tornare sui suoi stessi passi una volta che ha raggiunto destinazione, insomma, per essere sicuro di non perdersi. Eppure le ricerche non porteranno niente, anzi, quei pezzi di giornale non saranno neanche mai trovati sui tronchi. No, tutto tace fino al 7 di ottobre, dunque una settimana dopo la scomparsa di Shane. Quando a questo punto il servizio di telefonia dell'uomo noterà un collegamento. Bene, insomma, lui o qualcuno con il suo cellulare aveva acceso il dispositivo. La posizione però non era quella nei pressi della montagna in cui avrebbe dovuto trovarsi, bensì a 36 miglia al Bank West Railway Station. Sì, ovvero una stazione ferroviaria di Pechino Ovest. È vero che il cellulare rimarrà acceso solo un paio di secondi. Ma riescono a trovarlo lo stesso in un paio di secondi. Eppure la posizione è proprio quella. A quel punto la polizia invierà subito una squadra alla stazione per capire se davvero il cellulare ce l'aveva in mano Shane o no. Ma quando arriveranno lì di Shane non ci sarà nessuna traccia. Non una volta che lo troviamo finisce così, felici e contenti, no. Un abitante del villaggio di Changfeng, quello che si trova ai piedi del monte che Shane doveva scalare, avrà una storia molto particolare da raccontare alle autorità. Che cosa racconta? Questa persona era nel suo negozio a vendere noci agli escursionisti, perché a Pechino pare che ci sono i negozi che vendono noci. Sono noci? Non so se sono fruttivendoli o se vendono solo noci, non so. Comunque, il venditore vedrà proprio Shane dirigersi verso la montagna. Aveva chiesto dove potesse trovare delle altre noci perché erano molto buone e avrebbe voluto portarle alla famiglia. Sì, una cosa molto semplice. Sì. Dunque l'abitante del piccolo paese gli mostrerà dove trovarle. Queste sono alla base di un'altra montagna chiamata Tietu Mountain. Avuta questa informazione, l'uomo, Shane, dirà di voler raggiungere proprio quel luogo. Sì, l'uomo che somiglia alla Shane, l'aveva detto, e quindi riprenderà la direzione della stazione dei bus. Insomma, Shane avrebbe dovuto percorrere altre 30 miglia per raggiungere la sua destinazione. Quando la famiglia saprà questa nuova informazione, ne rimarrà stranita. Sì, perché Shane non aveva mai mostrato tutta questa attenzione verso le noci. In altre parole, il suo comportamento non era stato normale. In più quel viaggio non gli avrebbe permesso di tornare poi al monte per fare un'escursione e soprattutto essere a casa per quella notte, dato che appunto, come abbiamo capito, il giorno dopo era il compleanno della mamma. Fatto sta che la polizia, avendo questa nuova informazione, cambierà ovviamente le zone di ricerca. Sanno che non è andato sul monte dove aveva detto che sarebbe andato, probabilmente sull'altro, e quindi andranno verso il monte Tietu. Quando vi giungeranno saranno subito buone notizie. Bene. Perché?
Perché su dei rami troveranno il famoso segnale che Shen lasciava proprio per ricordarsi il percorso fatto nelle sue camminate, ovvero dei fogli di giornali legati intorno ai tronchi delle piante. Tra l'altro, ovviamente, la data del quotidiano coincide con quella che avrebbe dovuto comprare Shen il giorno della sua partenza. A posto. Insomma, forse lo troviamo. Shen, di lì comunque c'è passato. Ecco. Dopo 2 giorni di ricerche, i pezzi di giornale lasciati attaccati ai rami condurranno i ricercatori proprio in un piccolo campo. E qui troveranno bottiglie di acqua, un letto fatto con della paglia, carta igienica. Ma potevano essere certi che quello fosse proprio il campo di Shen? No, sì, sì. Sì? Sì, perché all'interno di un sacchetto troveranno un foglio che riportava proprio alla scuola media di Pechino. Ah, a posto. Su questo biglietto c'era scritto che Shen era salito sul monte Tietu il giorno 30 settembre e che scendendo si era perso ed era stato costretto a passare la notte lì. Questo appunto giustificherebbe il campo improvvisato trovato dalle autorità. Esatto. Il 1 ottobre, dunque, il giorno dopo la notte passata, insomma, al ghiaccio, poi scriverà che cosa? Che avrebbe tentato di seguire la linea della cresta della montagna fino ad arrivare ad un villaggio vicino. Il biglietto concludeva dicendo che lo avrebbe lasciato per ogni evenienza e tanto amore a tutti coloro che sarebbero passati di lì. Questo biglietto ovviamente lascia ben sperare che Shen stesse bene. Aveva lasciato comunque dei segnali, delle comunicazioni, aveva spiegato il motivo di questo suo cambio di rotta, quindi... Beh sì, abbiamo capito che è certo sì. Che si è perso, ma comunque era un uomo abituato alla vita all'aria aperta, quindi insomma pare che tutto sia abbastanza nella norma. Sì, pare che non fosse neanche ferito e che quindi insomma se la fosse cavata alla grande. Dunque... Shen sarebbe ridisceso e appena trovato un villaggio avrebbe potuto fare ritorno a casa, giusto? Non proprio, perché quando le autorità studieranno la cosa si comprenderà che la nota contraddiceva alcuni fatti. Perché? Vi ricordate che i registri del telefono dimostravano che Shen avesse ricevuto una chiamata alle 16 di quel pomeriggio? Quella dell'amico. Sì. E che questi aveva poi raccontato alle autorità che Shen gli aveva detto che avrebbe fatto ritorno a casa? Eppure il biglietto raccontava un'altra storia, eh sì, ovvero che quel giorno alle 16 era sul monte Tietu, di certo è una discrepanza, ma non è l'unica, perché c'è qualcosa che non va anche nel modo in cui è stato scritto il biglietto. La moglie infatti confermerà che quella fosse la grafia del marito, sì, e beh è già buon segno che quello l'avesse scritto sì. Lui, ma erano strane alcune scelte linguistiche che aveva usato per scriverlo, che in genere l'uomo non... Comunque lui è un insegnante, quindi sì. Facciamo degli esempi così capiamo. E infatti, allora, per fare un esempio, questa nota avrebbe dovuto essere scritta in prima persona, ovvero tipo sono Shen e mi sono perso sulla montagna, mentre la nota era in terza persona e dunque diceva? E in pratica diceva Shen si è perso, dunque si accamperà per la notte, insomma... Avete capito? Tuttavia non sembra che qualcuno esterno stava documentando cosa stesse facendo l'uomo, ma la parte più sì. Strana qual è? È il cambio di tono a metà del biglietto. Capiamo bene cosa vuol dire? La prima parte del biglietto, anche se scritta in terza persona come abbiamo capito, sì. Era scritto in modo corretto a livello di sì. Grammatica, ma dopo la metà inizierà ad essere scorretto. Per poi arrivare addirittura all'ultima frase che sarà imbarazzante, definita proprio imbarazzante, ovvero quella in cui augurava amore a tutti quelli che sarebbero passati di lì. Tipo alla fine... peace and love, ma loro senso. Sono giapponesi, quindi non usano di solito questi termini. Eh no, infatti, perché quella è appunto la traduzione dall'inglese. Non ci sarebbe stato nulla di male, infatti, se... quella fosse stata una traduzione infatti. Tipica inglese, ma in questo caso ricordiamoci che sono cinesi. Quindi in pratica, rispettando le regole sì. Grammaticali cinesi, sì. In questa frase è come se lui dicesse al lavoro prendo l'autobus. Comunque, per farla breve. Abbiamo capito qualcosa? Non abbiamo capito niente. La famiglia penserà a questo punto che in quella ultima frase Shen avesse lasciato un qualche messaggio, qualcosa di criptico. Sì, che... perché non ha senso. Eh sì. Comunque, purtroppo, non si arriverà a comprendere il significato. Il giorno dopo il ritrovamento della nota, si scoprirà che un ricercatore, proprio nelle vicinanze dell'accampamento, troverà qualcosa. Sì. Che cosa trovano? Appeso ad un albero, vicino a un burrone. Qualcosa. E l'uomo chiamerà subito la polizia e la squadra di ricerca e appureranno che quella cosa appesa al ramo
Erano dei pantaloni attorcigliati. Quando faranno per strattonarli, per liberarli dall'albero, qualcosa cadrà addosso al ricercatore. Sì. Che cosa cade? Sono delle ossa umane. Se avete capito bene, ossa umane. Ma pare che non fossero di Shen. Beh, allora abbiamo qualche speranzina ancora che è vivo Shen. I pantaloni mi pare che fossero i suoi. Insomma, che cosa ci fanno delle ossa nei pantaloni appesi a un albero? Non si capirà, ovviamente, perché qualcosa che fila dall'inizio alla fine, sappiamo darvi delle risposte, no. No, sarebbe troppo semplice. Non capiscono nulla, neanche le autorità, e basta. Quando le ricerche si intensificheranno, proprio nel luogo ovviamente del ritrovamento di quei pantaloni, la polizia arriverà altre ossa. Sempre umane, però. Sì. Ben due gruppi di ossa, sempre infilate nei pantaloni e legati agli alberi. Ai piedi di un gruppo di rocce troveranno poi altro corpi. Sì, dentro una grotta ne troveranno ancora. Poi, insomma, in totale i resti trovati saranno 10 serie di resti umani. E proprio vicino all'accampamento di Shen, punto. Lì basta, è finita lì. I risultati sulle ossa non riusciranno però a identificare tutti i corpi. Quindi erano più di una persona, di sicuro. Abbiamo detto 10 serie di resti umani, quindi sì. Per quale causa fossero morti? Non si sa. Chi l'avesse uccisi? Non si sa. Perché erano solo ossa senza carne attaccata? Non si sa. No, si sa niente. L'unica cosa certa è che tra quelle ossa pare non ci sia quelle di Shen. Ah, allora è bizzarro. Tuttavia, la scoperta di quei corpi farà comprendere una cosa. Che cosa? Che non ci hanno capito niente. No, neanche noi. Dei calcoli. Si capirà che erano tante le persone che erano state coinvolte in qualcosa, di sicuro un omicidio, perché non è che trovi le ossa... No? Sì, però comunque si chiederanno se ci fosse un serial killer. Ma che sì, colpiva gli escursionisti. Sì, sì. O forse un animale feroce, no? Perché non tiri le ossicine nei pantaloni. No. Comunque, quando la notizia comincerà ad andare in giro, altri escursionisti che erano stati sul Monte Tietu inizieranno a raccontare le loro strane esperienze. Due escursionisti durante una passeggiata, l'escursionista che camminava davanti all'improvviso si era trovato davanti un ragazzo che era uscito praticamente dal nulla sul sentiero con un'ascia. Questo ragazzo si era messo a chiedergli insistentemente se fosse solo e il ragazzo aveva continuato a porre la stessa domanda. Sei solo? È continuo, la domanda la fai una volta, rispondi, ciao, basta, no? Nonostante l'altro continuasse a ripetere, c'era anche il suo amico dietro, quindi ad un certo punto i due si erano messi a scappare. Ma non ha veramente senso nulla di questa storia. Un altro escursionista, camminando su un sentiero, ad un certo punto si era trovato davanti ad un gruppo di persone che lo stava fissando come se aspettasse che si avvicinasse a loro. La cosa lo aveva talmente spaventato che si era messo a correre dalla parte opposta. Insomma, se qualcuno vi osserva da lontano e vi punta e dice ma quello che cavolo c'è da guardarmi? Cioè soprattutto su un monte dove ci sono i pantaloni con dentro le ossa. Ma questi non potevano saperlo che c'erano i pantaloni con le ossa. I racconti arriveranno dopo la scoperta. Quindi... girate i tacchi e andate via. Se qualcuno vi fissa... Insomma, comunque non sappiamo neanche se queste dichiarazioni siano vere oppure no. Comunque... qualcosa di strano su questo monte succede. Speriamo che si capisca che cosa, Comunque, no, non si capisce perché le ricerche di Shen, stiamo per dirvi, saranno interrotte a fine ottobre. Sì, un mese dopo. Ma non puoi interrompere le ricerche se non capisci un cavolo. Il corpo dell'uomo non è stato ritrovato e non sappiamo ancora ad oggi che cosa sia successo. Sì. Ma scusa, ma non sono stati in grado di darci mezza... una virgola di risposta, stia agenti. Ricordiamoci comunque che è un'informazione che arriva dalla Cina e sappiamo che non rilasciano informazioni tanto volentieri, soprattutto quando si parla male dei loro luoghi. Allora probabilmente le autorità sanno, ma non hanno voluto raccontare quello che in realtà è successo. Probabile. È molto probabile allora che ci fosse un serial killer che ammazzava gli escursionisti e lo Stato della Cina abbia fatto finta di non far sapere la cosa, divulgare la notizia per paura di scatenare l'allarme. C'è da sperare, sì, comunque che abbiano fatto qualcosa per fermare questa mattanza. Perché restiamo... o una persona sola, o un gruppo di cannibali, o... che ne so, qualcosa. Sì, ma 10 persone è tanto, 10 persone è veramente un'attività criminale seriale. Forse si trattava di un qualche rituale, sono anche molto superstiziosi, forse un qualche rituale, una qualche, non lo so. E forse le stranezze di Shen non dipendevano dai strani avvistamenti di uomini armati fuori di testa. No, perché il negoziante di noci, quello che vendeva le noci, lo aveva visto... e non in compagnia, dunque era solo, non possiamo quindi neanche pensare che qualcuno lo stesse minacciando per cambiare direzione del monte.
E forse allora Shane poteva aver avuto un attacco psicotico. Sappiamo che quando capitano dici cose bizzarre, fai cose bizzarre. Sì, cose che non ti appartengono, probabilmente. Dal momento appunto che la stessa famiglia non riconoscerà il comportamento strano dell'uomo. A meno che con quei biglietti bizzarri avesse davvero voluto cercare dare un messaggio alla famiglia, far capire cosa fosse successo, e semplicemente non sono riusciti a decifrare il messaggio di Shane su quei fogli. Purtroppo non possiamo rispondere a tutte queste domande. No, non possiamo rispondere neanche a mezza. Non è che le dice a tutte queste domande. Neanche a mezza abbiamo potuto rispondere. Beh, era un caso talmente particolare che era giusto renderlo noto. Saranno arrabbiatissimi di questo. Perché almeno una virgola di risposta, almeno una... Beh, l'unica cosa certa è che non è stato l'unico a scomparire sul monte. Ah beh, bella consolazione! Del perché abbia cambiato monte o del perché cercasse queste fantomatiche noci. No, non continuare con le domande, così infieriamo sul fatto che non sappiamo dare risposte. Sto facendo il punto della situazione. No, il punto della situazione è che ci sono 10 morti che non sappiamo chi siano e che Shane non sappiamo che fine abbia fatto. Cioè, dati di fatto se sono ci saranno quindi, notizie, ovviamente... Figurati dalla Cina se arrivano notizie di una cosa di questo tipo. Grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia. Fateci sapere cosa pensate di questo bizzarro caso. E secondo voi, Shane, dove diavolo è finito? Perché ha cambiato monte? Perché ha lasciato dei messaggi strani attaccati alle piante? Magari voi riuscite a fare chiarezza più delle autorità della Cina. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Ragazzi, grazie di averci seguito fino qui. Le Crimber chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze. Un saluto. Silvia, Vera, le fai.